esiste un torto e nemmeno una ragione. Ci stiamo già arricchendo se c'è la tua opinione. La sola verità che il calcio può segnare è quella dei tifosi che possono parlare. Sorrisi e pallone, la voce dei tifosi. Sorrisi e pallone, che grida la passione. Sorrisi e pallone, e il Napoli nel cuore. Sorrisi e pallone, che ci rende orgogliosi. Buonasera gentili e gentilissime ascoltatrici e ascoltatori, amiche ed amici sportivi, benvenuti all'Halloween calcistico di questo mercoledì 31 ottobre 2012. Buonasera da Bruno Gaipa, buonasera a Gerardo Tucci regia, al nostro Matador, buonasera al nostro magnifico Lorenzo Insigne della regia, ovvero Gianni Orefice, e ovviamente buonasera alla lady di questo Sorrisi e Palloni infrasettimanale che poi ci condurrà anche al terzo tempo e alla gara Atalanta-Napoli. Sto parlando di www.pianetazzurro.it, che è il sito che ci accompagna tutti i mercoledì. Questa sera ho il piacere di ritrovare, dopo una settimana di così riposo precauzionale, sì, perché era infortunata. Sì, no, sì, 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 infatti sì, purtroppo abbiamo, sì, fatto giocare le seconde linee, Carmine, sì, Casa. Sì, no, sì, scherzo, sì, scherzo, ovviamente con il collega Carmine. Buonasera Maria Grazia De Chiara. Sì. Buonasera a te Bruno, buonasera a tutti i telespettatori. Lunga notte delle streghe nella nostra, diciamo così, società, ma sì, lunga notte anche sportiva, perché noi andiamo in onda fino alle 20, tra poco ci collegheremo anche con Nello Odierna, che questa sera sarà in diretta dalla pizzeria Funicolà di Ponticelli tra i tifosi a guardare la partita, e poi noi saremo qui con terzo tempo, con un parterre, con la nostra Dalila, ci sarà anche Maria Grazia De Chiara, perché faremo la mezzanotte insieme, trascorreremo questo Halloween insieme parlando del nostro magico Napoli, ovviamente sperando di poter commentare una buona gara e, perché no, magari una vittoria che manca a Bergamo dal 6 gennaio 2010, allorquando segnarono Fabio Quagliarella e Pazienza, che adesso sono in forza la Juventus e al Bologna, che guarda caso questa sera poi si affrontano. Detto questo, il Napoli a Bergamo, lo sapete, senza il Matador Cavani per la seconda partita consecutiva, già non c'era domenica contro il Chievo, al suo posto giocherà Lorenzo Insigne, non c'è nemmeno Juan Camillo Zuniga, al suo posto Dossena. Allora chiedo subito alla nostra Maria Grazia De Chiara se ti fa paura il fatto che non ci sia Cavani, oppure ti appelli alla scaramanzia. In effetti, in 3 anni, in 7 partite, quando non c'è Cavani, 4 vittorie e 3 pareggi. Tanto male non è andata. Cabala, scaramanzia pura. Siamo nella notte delle streghe, va fatto anche questo. Infatti, effettivamente. Guarda Bruno, io non ho molta paura. Diciamo che è proprio la partita di questa sera ad essere un po' complicata. Più che altro perché l'Atalanta è una squadra molto particolare, una squadra che comunque gioca molto bene in casa, una squadra che si sa organizzare e soprattutto una squadra che non molla. Potrebbe sicuramente cercare il pareggio, però io non penso che cercherà il pareggio più di tanto, perché proprio perché gioca in casa, e questa secondo me può rappresentare l'arma importantissima, ovviamente l'arma perfetta tra virgolette per questa squadra, per la squadra comunque bergamasca. Io penso che bisogna preoccuparsi un po', perché sappiamo benissimo che le squadre piccole sono molto particolari, comunque il Napoli ha sempre avuto un po' di problemi con le compagini, diciamo non le big, ecco. Però diciamo che non la vedo una partita troppo troppo complicata, questo no, più che altro perché alcuni giocatori dell'Atalanta non stanno rendendo come lo scorso anno, e mi riferisco tra virgolette a Schelotto, quindi diciamo che non ho tanta paura, più che altro io mi affido ad Hamsik. Beh, si è caricato il peso dell'attacco domenica sera contro il Chievo, portando una, sì, bella vittoria con un guizzo alla Marek Hamsik, è proprio il caso di dirlo. Però questa sera, se me lo consenti Maria Grazia, secondo me deve essere anche la serata di Lorenzo Insigne e Goran, sì, Pade. Insigne perché è in crescita, l'abbiamo visto, sì, contro, sì, il, sì, Chievo, sì, assolutamente. È un giocatore che sfrutta benissimo gli spazi, salta l'uomo, crea la superiorità numerica, sì, fornisce assist al bacio, tra cui anche quello a Maggio che si è divorata l'occasione. Non ne parliamo. E Goran Pandev è in un momento, no, a livello fisico, ma sappiamo che cosa è capace di fare, quindi non mettiamo in dubbio il suo valore assoluto. Certo, non sta dimostrando nelle, sì, ultime partite il suo valore assoluto, ma è di indubbio valore Pandev, il tasso tecnico di Goran. Sicuramente. Allora, il tasso tecnico di Pandev è pazzesco. Io ad esempio, proprio dal primo momento in cui è arrivato al Napoli, dissi: dategli un pochettino di tempo, perché questo giocatore ha delle qualità indiscusse.
Infatti gli bastava soltanto sbloccarsi, così è stato. Dopodiché comunque ha dato prova di essere un grande giocatore. L'unica cosa che mi preoccupa è questo suo calo comunque nella prestazione. È come se avesse, non capisco se è un calo fisico, ma soprattutto un calo mentale. Tende comunque a tenersi per troppo tempo la palla, comunque è troppo magari lezioso, troppo, vabbè, d'accordo la tecnica, però non deve essere utilizzata in modo eccessivo, quindi perdendo comunque il passo dei compagni, certo, o perdendo comunque il tempo per la giusta azione, perché altrimenti poi dopo arriva subito magari la doppia marcatura o addirittura tre marcatori e a quel punto ormai l'azione è svanita, cioè è sfumata. Quello che penso è che sicuramente bisogna puntare molto su Insigne, perché Insigne veramente, io l'ho sempre detto, anzi devo essere sincera, a me dispiace che Cavani non giochi, perché parliamoci chiaro, si sente, l'assenza di Cavani si sente, soprattutto proprio nel fronte d'attacco, perché poi diciamo che è proprio quello che maggiormente vede la porta, è quello che finalizza maggiormente e ormai lo sappiamo tutti quanti, però da un lato sono contenta perché magari questa può essere una chance per Insigne, comunque è un giocatore piccolo, è un ragazzino dalle indubbie qualità, ha bisogno di giocare con più continuità e se questo ovviamente comporta che purtroppo Cavani o magari Pandev resti fuori, io sono sempre stata dell'idea che il problema non bisogna porselo. Hai parlato di un ragazzino che ieri, sì, all'età di 20 anni è diventato capocannoniere della Serie A salvando Allegri, perché sì, con il suo gol all'80esimo, dopo quello di Montolivo, il Milan ha pareggiato la partita a Palermo che perdeva 2-0 con gol di Miccoli e di Brienza. Tra l'altro Brienza e Montolivo non segnavano da parecchio, l'ultimo gol Montolivo l'aveva fatto a maggio ed era una rimonta con la maglia della Fiorentina allo 0-2, 2-2 nella doppietta di Montolivo. Abbiamo già parlato di Montolivo, del dottor Jekyll e Mr. Sì. Hyde, che con la maglia della nazionale molto particolare, un giocatore particolare, un giocatore che fino adesso al Milan non stava rendendo, mentre invece in nazionale rendeva, sì sì sì, tantissimo, è come se stesse trovando comunque il suo equilibrio, per come la vedo io, però c'è da dire che El Shaarawy è pazzesco, è un gran bel giocatore, Stefan El Shaarawy, 20 anni compiuti, sì, sabato, capocannoniere, 7 reti nel nostro campionato l'anno scorso, dosato 11 presenze, quest'anno sembra che anche in concomitanza al fatto che non c'è un campione come Zlatan Ibrahimovic stia prendendo sempre di più le prime pagine e il ruolo di protagonista in questo, sì, Milan, sì, sì, sì. Discreto, forse discreto è la parola giusta, non mediocre, nemmeno buono. Perché... Milan strano, un Milan che non è più quello dei vecchi tempi, un Milan perso, comunque ha perso ovviamente le sue colonne portanti, quindi non lo so, primo tempo, vabbè, secondo tempo ripresa, però un primo tempo assolutamente da buttare via, con supremazia piena, si può dire piena, da parte del Palermo, ma soprattutto io non vedevo geometrie, non vedevo proprio organizzazione di gioco, cioè vedevo veramente anche un reparto difensivo strano, cioè insicuro. Abbiamo una diretta, scusami se ti, sì, interrompo, Maria Grazia De Chiara, sai che allo 0817755477 certo, i nostri amici e le nostre amiche da casa sono i protagonisti. Buonasera. Pronto, buonasera. Avevamo una diretta, però probabilmente è questo partita. Diluvio universale che sì, c'è, che sì, imperversa fuori. Riprovaci, riprovaci, perché andiamo anche, siamo più forti della pioggia e del vento. Allora, torniamo, sì, sul discorso. Torniamo sul discorso Mila. E quindi devo essere sincera, questo giocatore è stato capace comunque a quell'età di salvare il Milan e soprattutto di salvare la posizione e la situazione di Allegri, perché comunque Allegri, devo essere sincera, non è che stia dimostrando grandi qualità da un punto di vista tecnico, cioè io vedo un Milan completamente in balia degli eventi, a parte il fatto che poi soprattutto in balia delle squadre a questo punto, perché è vero che la sua posizione in classifica è assurda, io non ho mai visto sinceramente, da quel che mi ricordo, un Milan così basso in classifica, poi soprattutto appunto c'è un risultato, però c'è da dire che questo giocatore così piccolo di età è stato capace di salvare la sua situazione e di salvare appunto la compagine rossonera, e a me questa cosa fa pensare, perché se già ha questa concretezza a quest'età, ma poi col passare del tempo facendolo crescere tra un 2
2-3 anni, cioè può diventare veramente un grande talento. Deve mantenere l'umiltà, sicuramente, ma anche insigne, deve mantenere assolutamente l'umiltà. Stavo guardando la classifica, in effetti il Milan è al 9° posto con 11 punti, l'ultimo posto lo occupa il Siena, che è anche una penalizzazione, da 3 punti. Appunto. A 3 punti, e la zona Europa è 15 punti. Tutto sommato non c'è una forbice esagerata tra la zona Europa. È vero che una squadra come il Milan deve puntare alla Champions, quindi dobbiamo dire che ci sono 10 punti tra il Milan e l'Inter. Parliamoci chiaro, Milan e Juventus sono sempre state le tre big, nel corso degli anni hanno vinto tutto. E a proposito di Milan, facciamo gli auguri a Marco Van Basten, che oggi compie 48 anni, lo facciamo nel giorno dopo la grande impresa di Stefano Sciaraui. Ma il Milan è una notizia del giorno, noi dobbiamo parlare del Napoli, questa sera c'è il Napoli, giocherà Dossena sulla sinistra al posto di Camillo Zuniga, non c'è Cavani al centro della difesa, e però c'è un uomo come Dossena che metterà sicuramente, se sarà messo in condizione di farlo, tanti cross. Chi li raccoglierà, Maria Grazia, io mi chiedo? Io personalmente mi auguro che le... infatti, io mi auguro che li raccolga lui. Più che altro ho notato che nella partita contro il Chievo Hamsik sembrava non spento, semplicemente fuori dal gioco, perché in pratica era stato un po' tagliato fuori, aveva una posizione tra virgolette un poco più allargata, e quindi a quel punto cercava di far fare tutto a Pandev Insigne. Nel momento in cui comunque è rientrato all'interno degli schemi tecnici e soprattutto tattici e ha trovato la sua posizione, il suo equilibrio, immediatamente ha segnato. E ovviamente è un giocatore che ha bisogno di stare dentro il gioco, un giocatore che non può essere tagliato fuori, ha bisogno di inserirsi, anche perché comunque abbiamo visto le qualità che ha questo giocatore, cioè è impressionante, basta che tocca palla e sa creare comunque quell'azione, il piccolo pertugio che trova immediatamente butta la palla dentro. Quindi... bene bene bene, questa sera 20:45 l'intero turno infrasettimanale, la 10ª giornata, Cagliari Siena, Lazio Torino, Juventus Bologna, e questa partita la guarderemo con attenzione tifando ovviamente per il Bologna, di pazienza. Chievo Verona Pescara, Atalanta Napoli, Inter Sampdoria, Parma Roma, Udinese Catania, poi completerà la 10ª giornata anticipata ieri, aperta ieri, da Palermo Milan 2-2, Genoa Fiorentina domani sera 20:45. Noi ci fermiamo, un piccolo stop and go, ma ci ritroviamo tra poco perché abbiamo da parlare ancora tantissimo di Atalanta-Napoli, le probabili formazioni, e poi parliamo anche di nazionale, perché il 14 di novembre ci sono delle amichevoli e sono stati convocati lo stesso due giocatori che noi non abbiamo portato a Bergamo per farli riposare, ma i due relativi CT, Pekerman e Tabarez, parliamo di Cavani e Zuniga, parliamo di Uruguay e Colombia, se ne sono infischiati e comunque li vogliono per queste amichevoli. Vediamo se è giusto o se non è giusto, lo sentiremo anche dagli amici da casa, se ovviamente a loro farà piacere. State lì, restate con Capri Event, il 271, c'è Sorrisi e Parole. In diretta sul 271 Capri Event con Maria Grazia De Chiara al mio fianco, pianetazzurro.it, fino alle 20, il prepartita di Atalanta-Napoli, e poi vi ricordo alle 22:40 terzo tempo, in diretta dal 271 e poi dalla pizzeria Funicolà con il nostro Nello Dirne tra i tifosi, per commentare quello che sarà stato il match di Bergamo-Atalanta-Napoli. 20:45, rischio di inizio, Orsato di Schio, che quest'anno ha diretto sia l'Atalanta a Milano, vittoria dell'Atalanta 1-0, sia il Napoli a Palermo nella prima, 3-0 per il Napoli. Quindi è un arbitro che quando ha arbitrato bergamaschi o napoletani si è rivelato corsaro. Buon per noi. No, assolutamente, perché allora io penso che sia un buon arbitro e soprattutto ho notato una crescita esponenziale da parte di questa persona, e soprattutto proprio da un punto di vista lavorativo. E io ti dico soltanto questo: addirittura avrei voluto lui per arbitrare la famosa Juventus-Napoli, devo essere sincera. Anche se D'Amato poi... non si è comportato male. No, D'Amato non si è comportato male. Però io penso che sia veramente l'arbitro... Si comporta male, sono altri arbitri, non ne parliamo, che altrimenti andiamo a mettere un coltello proprio all'interno della ferita. Esatto. Comunque, diciamo, per non fare polemiche, perché altrimenti poi dopo mi allargherei, già lo so, diciamo che comunque lo vedo un buon arbitro per questo tipo di partita, anche perché voglio ricordare che questa partita sembra magari una partita così, però, perché magari non è la classica partita di cartello, però io penso che sia una partita invece importantissima. Il Napoli ha bisogno assolutamente di conquistare tre punti anche per rimanere comunque abbrancata a quel secondo posto, se non addirittura al primo posto, perché poi bisogna vedere come andrà a finire questa sera tra la Juventus e il Bologna, anche se purtroppo penso che, poiché il Bologna sta avendo parecchi problemi quest'anno, non è comunque il Bologna dello scorso anno, quindi penso che
magari sarà un po' difficile per questa squadra fare la partita, soprattutto poi in casa della Juventus, che noi sappiamo c'è il famoso tabù stadio che per il momento è ancora inviolato, quindi... Certo, non c'è proprio da sperare su quella partita, se dovessimo dire diciamo un no favorevole a chi è più favorevole alla Juventus che al Napoli, però poi il campo può dire delle cose diverse. Sì. Con l'aiuto di Gianni Orefice vorrei mandare in video la vignetta del nostro Gianni Vitale, perché questa sera il centrocampo del Napoli si affida alle sue guardie svizzere, dopo i clamorosi fatti di Catania. Ovviamente le guardie svizzere sono certo anche un significato allegorico, metaforico, per stare con gli occhi attenti su tutto quello che succede sui campi di calcio per effetto delle decisioni delle sestine arbitrali. Di questo parleremo dopo, però io ti voglio chiedere, ringraziando il nostro Gianni Vitale e Gianni Orefice per l'aver messa ovviamente anche a video e averla fatta vedere anche a tutti i nostri amici da casa, questo centrocampo è sempre più robusto, Hiller, sì, Berami, sì, guardie svizzere, ma soprattutto consente a Hiller di uscire fuori. Sì, 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 sì. No, ma soprattutto è Berami che consente ad Hiller di uscire fuori, perché Hiller, devo essere sincera, è un bel giocatore, però lo scorso anno ha reso ben poco, quest'anno è come se stesse incominciando a svegliarsi. Alla fine dei conti io ricordo l'Hiller dell'Udinese, è vero che comunque giocava in un centrocampo un po' più particolare, non era proprio la stessa struttura tecnico-tattica cioè che ha il Napoli, che comunque ha dato ovviamente Mazzarri a questo Napoli, però c'è da dire che è un giocatore di grande qualità, quindi io non riuscivo a capire per quale motivazione non riuscisse ad esprimersi. Adesso sembra che si stia svegliando. Io ad esempio posso ricordare quei tiri dalla lunga distanza che ha fatto, dei bolidi, dei siluri praticamente, che comunque ha fatto nella partita proprio contro il Chievo. E io penso che comunque tutto questo dipenda soprattutto dalla compagnia, dal supporto che ha di Berami. Penso che sia proprio Berami a farlo uscire fuori, anche perché poi devo essere sincera, Berami è un cagnaccio. Io ad esempio l'ho battezzato anche nei miei articoli, l'ho battezzato comunque un cagnaccio del centrocampo. E poi nonostante questo ripiega benissimo in difesa, effettivamente è difficile che perda la propria marcatura, cioè è difficile soprattutto che perda palloni, e poi soprattutto nel servire i compagni è abbastanza preciso. E ho notato che ad esempio rispetto a Gargano si mette al servizio della squadra, Gargano tra virgolette a volte era un po' più anarchico, perciò... Come la vezzi? L'anarchia è stata, diciamo, venduta quest'anno, l'anarchia da questo punto di vista. Sì. Bene, bene, il Napoli trasferta, Maria Grazia, è un Napoli formato inattivo. L'ultimo gol che è arrivato sulla palla inattiva è stato quello di Genova, il calcio di rigore segnato da Cavani, poi 0 gol a Catania, 0 gol a Torino. Praticamente 66 giorni fa sono stati fatti gol su azione a Palermo. Questo Napoli trasferta perché non riesce a segnare? Dov'è il punto? Anche perché Cavani adesso manca, ma c'era in campo. Sì, assolutamente. Ma io penso che sia anche molto un fattore psicologico. È come se lo stadio San Paolo caricasse molto di più questa compagine, ma proprio da un punto di vista mentale. Io penso che alcune volte sì, siano importanti le qualità dei giocatori, però soprattutto siano molto importanti anche le qualità mentali, cioè la serenità mentale, quella carica, quell'adrenalina, cosa che ovviamente al San Paolo loro avvertono, però ovviamente in un altro stadio non riescono difficile ad avvertire. Io penso, infatti ho sempre detto che quando si gioca in casa per me quella è una partita ottima, perché diciamo che il San Paolo è come se fosse un po' l'arma in più di questo Napoli. E ovviamente tu hai parlato di palle inattive, io ho un po' paura appunto delle palle inattive in difesa. Sì, soprattutto in difesa, perché io ho notato che anche quest'anno, come negli anni precedenti, stiamo prendendo rete sempre da palle inattive, quindi non capisco per quale motivazione. È successo però a ragion del vero nelle ultime giornate, perché all'inizio sembrava però che Napoli li avesse risolti quei problemi. Ma non li aveva risolti completamente, però io comunque vedevo una grande incertezza in difesa. E adesso, vabbè, adesso addirittura ha preso rete nuovamente, quindi purtroppo sempre da calcio piazzato, mentre invece sarebbe buono, soprattutto proprio sul calcio piazzato, saper sfruttare quel calcio piazzato quando noi appunto ci troviamo in attacco, e quindi quando comunque a favore del Napoli, cosa che ad esempio è un altro difetto di questa compagine, perché non sempre siamo in grado di saper sfruttare i calci piazzati a nostro favore, quello è. Voglio dare un messaggio agli amici da casa e poi continuiamo a parlare di Atalanta-Napoli, ma lo voglio dare anche a te, Maria Grazia De Chiara, perché grazie al contributo di Gianni Orefice vi presentiamo Charmin Beauty. Charmin Beauty è l'azienda
partner di Sorrisi e Palloni, azienda partner ovviamente anche di Capriavet, di tutto quello che ci riguarda, perché anche questa sera la ritroverete in Terzo Tempo. Grande azienda, soprattutto napoletana, mi piace sottolinearlo sempre questo, Maria Grazia, perché è un'azienda che si è formata nella nostra città, non è facile nella nostra città fare impresa, sì. E pensa che grazie al proprio modo di fare impresa, al proprio savoir-faire aziendalistico, oggi hanno migliaia di clienti in tutta Italia. La particolarità di questa azienda, sai qual è? Che oltre ad avere una linea per la donna, ha una linea per l'uomo sportivo, proprio il tifoso, proprio il nostro pubblico, e con diversi prodotti che hanno una caratteristica doppia: coniugano la qualità al prezzo, quindi non costano tanto ma hanno una resa sul corpo eccezionale. Charm & Beauty, lo charme e l'eleganza. Per saperne di più andate su Google Charm & Beauty e avrete tutti i dettagli delle proposte di questa straordinaria azienda. Andiamo avanti, 200ª gara per il Napoli di De Laurentiis. La prima fu a Cagliari il 26 di agosto, finì 2-0 per il Napoli. In A, 85 vittorie, 63 pareggi, 61 sconfitte, 283 gol fatti, 231 subiti. Mi sembrano numeri importanti, molto importanti. Molto importanti. Non bisogna dimenticare mai quello che si è fatto. Non si deve mai dimenticare quello che si è fatto e non si deve soprattutto dimenticare mai da dove si viene, perché ricordiamo che comunque il Napoli purtroppo ha avuto un fallimento, il Napoli comunque è dovuto partire da delle serie inferiori. Quindi bisogna sempre ricordare da dove si viene e poi pensare comunque a fare sempre meglio, e c'è da dire che questa società al momento sta lavorando bene. Certo, magari non sta lavorando completamente bene sul mercato, devo essere sincera, me ne prendo anche la responsabilità, perché su determinate scelte io, parlo per me, non ho condiviso. Però ci auguriamo che magari possa succedere qualcosa poi nella sessione di gennaio, visto e considerato che proprio questa assenza di Cavani potrebbe far pensare ovviamente di comprare un vice Cavani. Senti Maria Grazia, 8 azzurri convocati in nazionale per le amichevoli internazionali, ne abbiamo parlato prima, del 14 di novembre. Cavani sarà impegnato nel test che l'Uruguay giocherà a Danzica contro la Polonia, Inler, Berami e Gemayli saranno protagonisti di Tunisia, Svizzera, Sus, Vargas sarà di scena in Cile, Serbia, St. Gallen in Svizzera, Zuniga è stato inserito nella lista per Colombia, Brasile e New Jersey, Campagnaro e Fernandez saranno impegnati in Arabia Saudita, Argentina, Riyadh. Ma il caso di convocare Cavani e Zuniga? Io voglio capire, Inler, Berami, Gemayli sono amichevoli, non sono agonisticamente importanti, infatti, quindi non dovrebbero farsi male, non c'è quel livello agonistico, certo, anche se sono però... Però dico un CT, un selezionatore, che sa che Cavani è rimasto a Napoli, non è partito a Bergamo, non ha giocato contro il Chievo, la stessa cosa di Zuniga, che Tabarez e Pekerman per i due calciatori. Minimo di buonsenso a pensare, ok, lo lascio al club in questo calendario fitto per quanto riguarda gli impegni del club e lo chiamo poi quando c'è la qualificazione. Ma anche perché appunto, come hai detto tu, non sono delle partite importanti da un punto di vista agonistico, ma soprattutto proprio da un punto di vista di qualificazione e quant'altro, sono comunque delle amichevoli, quindi alla fine dei conti poteva magari Tabarez, io mi riferisco non tanto al caso di Zuniga quanto più a quello di Tabarez con Cavani, poteva comunque cercare di comprendere e magari schierare, non dico le seconde linee, però provinare, diciamo, magari qualche giocatore che poteva come poi fa essere scoperto, sì, che poteva essere scoperto e rivelarsi magari un piccolo talento. E ovviamente questa cosa, infatti prima facevo delle faccine un po' strane quando tu hai parlato di questa cosa prima della pubblicità, perché è una decisione che io comunque non condivido affatto, più che altro perché il giocatore non sta bene, al momento ancora non sta bene, in realtà sta risentendo di questi problemi muscolari già da un poco di tempo, però riusciva a stringere i denti. Adesso invece, per dire che appunto non ce la fa e alla fine dei conti decidere di comune accordo di non partire, vuol dire che non ce la fa proprio, e allora questa non cosa non è da Cavani rinunciare, non è assolutamente, se no, hai un fastidio Cavani ha sempre giocato anche con ma anche fastidi. Con la nazionale, anche con la sua nazionale lui ha sempre giocato, allora parliamoci chiaro, è un giocatore di straordinarie qualità, però non è un marziano, è comunque un essere umano, no, e sono due anni bionico, però, sicuramente, però è sempre un essere umano, voglio ricordarlo e sottolinearlo, quindi c'è da dire che è un giocatore che non è in pausa da due anni, ma anche di più, gioca di continuo, quindi immagina quanti minuti tiene sulle gambe. Già è molto che fortunatamente non abbia risentito di un infortunio maggiore o comunque peggiore, però è normale che bisogna tenerlo un pochettino più riguardato, soprattutto per le fatiche che dovrà affrontare poi in campionato. Io non so poi Tabarez
che cosa farà, però visto Beh, e considerato lo convocherà, lo penso Può anche io. Può centrare il fatto che non ci siano rapporti idilliaci tra il Sì. Napoli e le federazioni? Sì. Penso che sia questo, no, ma soprattutto con l'Uruguay, perché ci sono stati molto spesso degli screzi, un po' di maretta, incidenti. Tra incidenti di percorso tra De Laurentiis, perciò quindi magari qualche dichiarazione che non doveva essere rilasciata in determinati termini e modi. Quindi io penso che alla fine dei conti potrebbe convocarlo, se vede anche soltanto che il giocatore si sia ripreso, ma anche solo un pochino, secondo me lo convocherà. Però questo ovviamente è un male tra virgolette certo, per il Napoli. Assolutamente, perché c'è un calendario fitto fino a dicembre tra campionato, sì. tra Europa League, partite decisive per restare aggrappati al treno della qualificazione. Per restare aggrappati, hai detto benissimo, e poi per c'è anche la Ring Cup a dicembre, quindi si apre anche la pagina della Coppa Appunto. Italia, l'ex Coppa Italia che adesso è Team Cup. State lì perché tra poco ancora in diretta, 19 e 30 minuti insieme fino alle 20 sul 271 e tra poco avremo anche Nello Odierna che ci racconterà il suo punto di vista, le sue sensazioni da Bergamo, Atalanta-Napoli tra un'ora e un quarto, ovviamente anche con le ultime notizie. C'è un ultimo Rascai che riguarda il centrocampo dell'Atalanta, riportata anche dai siti napoletani. Colantuono dovrebbe recuperare Carmona a centrocampo, che potrebbe prendere il posto di Scozzarella, e questo è un buon recupero per sì. Colantuono. Per Colantuono meno. Sì. Ne parliamo però tra poco, ce ne andiamo in pubblicità e a frappè con Sorrisi e Palloni. Eccoci qua, in onda, in diretta, Sorrisi e Palloni nel pre-partita di Atalanta-Napoli in questo mercoledì di Halloween. Speriamo che lo stregone possa essere un calciatore del Napoli. Io ho già in mente un nome, però dopo lo chiederò a te di chi potrebbe essere il protagonista di questa sera, se le cose dovessero andare bene, come noi tifosi del Napoli ci auguriamo. Ci sono almeno quattro duelli di cui vale sì. la pena parlare, che, tra i quali si annida la chiave tattica della partita. Sì. Perché? Le fasce. Schelotto a destra, ottimo giocatore, non molto in forma quest'anno, come giustamente sottolineavi tu, di fronte ad Ossena, giocatore che ha giocato molto poco, in ripresa, l'abbiamo visto a Dnipro, un po' col Chievo, ma non ancora al top. No, D'Ossena non ancora al top, ma soprattutto, come stavamo dicendo nel momento di pausa, a me preoccupa molto questo confronto, perché un D'Ossena che dovrebbe quindi contrastare e marcare Schelotto, ecco, va bene, non riesco anche nemmeno a pronunciarlo. Utilizzi, sì, è perché comunque, allora, D'Ossena sicuramente, Schelotto, diciamo allora, Schelotto è molto ma molto più veloce di D'Ossena. Noi lo abbiamo visto l'anno scorso e ha creato tantissimi problemi su quella fascia. Io non so come potrebbe andare a finire, però io so che questo giocatore comunque fa dei suoi punti di forza gli elementi principali, e i suoi punti di forza sono proprio la fisicità, perché è comunque un giocatore molto forte fisicamente, molto prestante, e poi soprattutto la rapidità. È un giocatore che comunque ha, diciamo che c'è difficoltà da parte delle compagini avversarie a marcarlo, quindi tu devi mettere comunque un giocatore che riesca ad avere il suo stesso passo. Il problema è che purtroppo D'Ossena non ha il suo stesso passo, e il problema è anche che da un punto di vista qualitativo D'Ossena è un giocatore discreto, ma un giocatore che, come sottolineavi tu, non è assolutamente al top quest'anno, cioè a me non sta piacendo affatto. E quindi io mi auguro che possa andare bene, però la vedo abbastanza complicata su quella fascia, la vedo complicata. Spostiamoci dall'altra parte, allora. Dall'altra vediamo parte. Se va meglio con sì, Cristian ecco. Maggio che di fronte avrà come dirimpettaio Bonaventura, un giovane che sì, ha fatto molto bene sì, l'anno sì, scorso sì, si sì, è fatto notare, e anche sì, quest'anno sì, sta sì. giocando assolutamente molto bene. Assolutamente sta giocando molto bene, è andato però, vicino al gol anche a Pescara per sì, esempio. Sì sì sì, però ad esempio questo è un confronto più fattibile ecco, molto più Hai fattibile meno paura qua. Ho meno paura sì rispetto alla fascia, all'altra fascia, diciamo che su questa fascia qui ho meno paura. Però l'unica cosa, mi preoccupano le condizioni di Maggio, perché Maggio ad esempio è un giocatore che è un buon giocatore, è un giocatore anche molto rapido, che fa comunque della sua velocità l'elemento più importante, l'arma di forza. Però il problema è che ho notato un calo da parte di Maggio nelle ultime partite. Non capisco come mai, ma guarda, anche agli europei comunque non mi è piaciuto molto. Quindi è come se avesse non soltanto però un calo fisico, ma anche un calo di concentrazione, cioè ha poca lucidità, ha poca freschezza da un punto di vista mentale.
Però il fatto che è diventato papà sicuramente può dipendere. Io lo ricordo, sempre, l'allattamento è un sacrificio per le donne, è vero, ma anche per gli ma uomini. Anche per gli uomini. Maggio, quello è vero. Maggio potrebbe perché... non dormire tutte le notti, le sue 6, 7 ore, 8 ore. Ma io infatti ricordo, ad esempio, un annetto e mezzo fa circa che aveva lo stessissimo problema Hamsik. Hamsik praticamente è un giocatore dalle qualità pazzesche, io ad esempio ne abbiamo parlato già prima. Cavani, non mi ricordo, l'ha avuto il problema con Bautista oppure anche lì no, si è dimostrato lui un uomo si è dimostrato un uomo bionico anche lì. Non ho capito come è stato possibile, perché hanno avuto tutti quanti questo problema. C'è una diretta, spazio agli ascoltatori e ai nostri amici da casa o le nostre amiche da casa. Buonasera. Pronto, buonasera. Tutti e due. Sì, io sento veramente molto lontana la voce del nostro amico. Mi sembra di capire che sia un amico, ma non la sento per nulla vicina. Eccoti qua. Allora, puoi ripartire da capo. Come ti chiami? Allora, sono Amedeo da Napoli. Amedeo, carissimo, buonasera, ben ritrovato. Dici tutto. Super tifoso del Napoli. Mi è piaciuta molto la vostra disamina, la disamina della signorina Di Chiara, mi pare, no? Sì, Di Chiara. Di Chiara. È una partita che purtroppo io mi auguro tanto che Napoli questa sera dimostri grandi personalità, perché veramente sarà una partita molto difficile. Però hai detto purtroppo, è un intercalare che mi fa pensare che non sei ottimista. No, sono ottimista, nel senso che purtroppo sono le condizioni che troveremo, un ambiente ostile, è una squadra che nelle ripartenze col tridente Denis... Schelotto e l'altro argentino che pure è molto bravo Morales, veramente dobbiamo stare molto attenti, perché io ricordo la partita l'anno scorso della Roma, presero 3 sberle nella prima mezz'ora che li misero KO. Senti Amedeo, ti voglio fare una domanda. Questa sera non gioca Edinson Cavani, al suo posto Lorenzo Insigne insieme a Pandev. Ecco, innanzitutto ti ha convinto Insigne domenica, e Pandev secondo te perché non sta rendendo il suo potenziale, perché è di indubbio valore assoluto il giocatore macedone? Ma può capitare pure che qualche partita un calciatore non può non giocare bene. A me Insigne sinceramente mi è piaciuto molto domenica, anzi per me è stato il migliore in campo. Insigne è un giocatore che lo sa, ce l'ha, c'ha classe, un ragazzo che sta crescendo piano piano. E sicuramente stasera potrebbe essere tema. Dobbiamo fare una partita a corta, ho detto, dobbiamo fare una partita tatticamente come se fosse una partita a scacchi. A scacchi, è vero. Loro sono forti nella ripartenza, dobbiamo stare attenti, e mi auguro tanto che Dossena sia in forma, come ha detto giustamente la signora, la giornalista Di Chiara, che diciamo, deve essere lui che deve stare in forma. I due giocatori sulle facce devono stare in forma. Sono ottimista perché il Napoli come squadra c'è. Vi auguro un buon proseguimento. Ma grazie. Trasmissione. Viva Napoli e viva il Napoli. E il calcio. Ciao. E il calcio. Ciao, ciao Amedeo, grazie per la tua telefonata, sempre molto affettuoso. Allora, la chiave di questo incontro è la fascia, l'abbiamo detto, sì. Anche lui ha detto spero che Dossena giochi bene, però ha anche nominato l'altro argentino, parliamo di un Maxi Morales, che è anche, lo dobbiamo dire, il responsabile dei 16 gol dell'anno scorso di Denis, sì. E ne ha fatti tanti anche sì, lui. Sì, assolutamente. Come vedi è bravo questo duello Maxi Morales, Lorenzo Nigna Maraviglia insieme? Secondo me sarà un bellissimo confronto. Entrambi non altissimi, sì, veloci, estrosi. E infatti io non sapevo anche l'altezza di questo giocatore, un po' bassino, però un po' parecchio. Però no, c'è da dire che sì, è un giocatore di indubbio talento e poi non solo. C'è comunque un giocatore che fa molto per la squadra, sa servire i compagni, appunto come dicevi tu è stato bravo più volte a servire in modo perfetto Dennis, e poi un giocatore che vede molto bene la porta, cioè comunque può giocare benissimo come seconda punta, come trequartista, ha anche lui una grande rapidità, è difficile comunque marcarlo, è un giocatore comunque che ha molta astuzia e soprattutto molta fantasia, molto estro da un punto di vista proprio tecnico, ma soprattutto proprio tattico. Quindi, chi pensi che si incaricherà di marcarlo? Nella difesa del Napoli io penso che potrebbe marcarlo, guarda, forse più Campagnaro. No, Campagnaro aspetta, non so se gioca lì sì, per sì, lì, sì, mi giocherà, sembra che gioca, giocherà. Sì. Confermato sì, penso più Campagnaro perché... Tutti gli 11 sì. Che hanno battuto il Chievo sì, saranno sì, in sì, campo. Sì, 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 però... Ah, abbiamo Nello Dierna, Nello ecco Dierna. Qua. Si è quasi sentita la voce scesa in campo di Gerardo Ducci, il nostro ottimo regista. Nello Dierna, buonasera a te.
Allora dobbiamo però migliorare l'audio perché non sentiamo nemmeno Nello. Stasera il vento, la pioggia, il diluvio. Però noi ci siamo. Noi ci siamo. Noi e ci saremo siamo. Oltre le intemperie. Oltre. Anche perché al telefono c'è un guerriero. Nello! Mi senti, Bruno? Oh, perfetto. Benvenuto a Sorrisi e Palloni. Siamo pronti, quasi pronti per viverci la partita, ma soprattutto il post partita con il tuo grande savoir-faire tra i tifosi in quel della pizzeria Funiculi Funicula. Allora ribadisco il buonasera a te, buonasera a voi. Sì, per ora mi trovo in macchina e devo dire che è un tempaccio incredibile. Veramente è una di quelle serate brutte dal punto di vista prettamente climatico, voglio dire. Piove, tira vento e chiaramente facciamo anche parte noi dello stivale, voglio dire, quindi ne scompiamo dal punto di vista atmosferico e climatico. Per quanto riguarda il match, le ultimissime che ho avuto, sentito, ho avuto. Piove anche a Bergamo, pioggia fitta, campo pesante, quindi questo in un certo qual modo, secondo i più, potrebbe un attimino andare a incidere su quello che è l'attacco del Napoli, avendo anche un Insigne appunto con una distorsione alla caviglia, ma che comunque sarà nel match, e quindi sarà un match molto duro e maschio, mentre in attacco l'Atalanta c'è German Dennis che i campi pesanti è sempre rivelato importante. Napoli affronta questa partita con circa 500 tifosi, al seguito sono 500, ma capisco, Bergamo 20-45, come si lavora chiaramente, ma soprattutto condizioni climatiche che non si accompagnano, quindi sarà un numero esiguo di presenti, ma che faranno sentire sicuramente il proprio apporto. Nello, tu parli di tifosi che sono partiti da Napoli oppure tifosi che saranno nel settore ospiti? I biglietti venduti per il settore ospiti. Ah, ok, perché ci sono anche tanti napoletani che vivono in Lombardia e che andranno lì. Quelli li trovi dappertutto. Come disse quell'imbecille durante l'intervista, sono come i cinesi. I napoletani sono come i napoletani, perché i napoletani si trovano in ogni parte del mondo, voglio dire, no? È vero. Quindi, e non è una questione. Io parlavo di coloro come il settore ospiti, chiaramente. Certo. Senti, Nello, c'è una differenza tra te e l'imbecille dell'intervista di Torino, tu ci sei arrivato subito, lui invece fece il simpatico. Va bene, grazie sempre per i complimenti, Nello. Allora, non ha parlato Walter Mazzarri, io ti voglio chiedere questo. Ha fatto benissimo. Ha fatto bene secondo te? Ma caro Bruno, ascoltami, io è un fatto proprio matematico di tempistica. Si gioca la domenica e fa la conferenza stampa il sabato, ora si gioca di mercoledì, quindi dopo due giorni un'altra conferenza. Praticamente in un certo qual modo si va a ripetere quello che è stato detto, soprattutto in concomitanza con le assenze importanti. Poi che cosa accade? Che tu il Napoli rigioca di nuovo domenica, quindi di nuovo dopo due giorni. Poi c'è l'Europa League, ancora dopo due giorni. Diventa quasi una barzelletta. Lui evidentemente in questo momento cerca un attimino di ovattare quell'ambiente, perché purtroppo, dico, c'è qualcosa che non va come dovrebbe, e questo chiaramente deve far riflettere e fa dispiacere. Nello, tu dalle 22:40 sarai alla pizzeria Funiculì Funicolà. Facciamo un invito anche ai telespettatori che magari non hanno ancora deciso che cosa fare nel post partita di Atalanta-Napoli. Quello chiaramente se va a pizzeria Funicolà a Puccelli, e gli amici di Casa Azzurra mi dicevano che è già tutto esaurito come prenotazioni, quindi mi auguro di fare un risultato positivo, dico positivo, quindi quando parlo di positivo anche un pareggio, no? Certo. Perché io dico che il nostro campionato oramai bisogna fare punti, perché la volata è già partita fin d'ora per le prime quattro posizioni, perché tranne la Viola e non vedo stravolgimenti talmente violenti che si possano inserire altre squadre, quindi quelle che stanno là sopra si giocheranno i primi tre posti, chiedo scusa, il secondo e il terzo posto, chiaramente, perché poi tranne che a gennaio il Napoli non interviene sugli Zoli, Gervasoni, ma Mazzoleni e tutta la Lega, allora cambia il discorso. Va bene, Nello, grazie, buona partita, ci vediamo dopo in collegamento diretta con Terzo Tempo, io da studio col parterre e tu da Funiculì, Funicolà, pizzeria di Ponticelli, con tutti grazie i tifosi Bruno, di Napoli. Grazie a te, grazie all'ospite tuo, gente stesso, se non erro, dico sì, bene. Maria, sì, e Maria Grazia De Chiara, Maria Grazia De Chiara. Sentivo il sorriso, quindi ho capito, no? E quindi, per questo, se l'ha dato a senso, quando facevamo la traduzione di Latino, no? E quindi, un procedimento buono è sempre comunque precedente, forse. Napoli. Grande Nello Dierna, grazie, forza Napoli sempre e comunque. Allora, noi facciamo un'ultima pausa, sì, perché poi abbiamo il rush finale, il gran finale, c'è anche Salvatore Gisonna che mi ha mandato un SMS e mi ha detto, questo ve lo voglio dire in anteprima,
di essere andato a Bergamo. Io non ci credo, io non ci credo. Non credo che Capri Event stasera deve stare da Funicoli Funicola, non può dare un'altra postazione live da Bergamo, però lui con modo convinto mi ha detto che sai. Quindi non perdete il finale di Sorrisi e Palloni, che ovviamente sarà alle 20, tutto in diretta sul 271, stesso canale, stesso LCN, come dicono i bravi, stasera dalle 22.40. Non appena Orsato di Schio fischierà per tre volte la fine della partita Atalanta-Napoli, voi spostatevi semplicemente dal 371 al 271, dovete cambiare un'unità, soltanto la un prima numero. E fino a mezzanotte noi saremo qui dalla pizzeria Funicoli Funicola con Nello Odierna, noi da qui ovviamente sperando di commentare una magica notte di Halloween azzurra. State lì! Eccoci qui amiche ed amici sportivi di Capri Event, 8 minuti alle 8 della sera, poi ci saluteremo e ovviamente alle 20.45 tutti a guardare con grande attenzione il decimo turno della Serie A, il turno infrasettimanale, ovviamente occhi puntati per quanto ci riguarda e vi riguarda, ne sono certo. Su Atalanta-Napoli arbitrerà Orsato di Schio, prima Nello Odierna ci ha detto che piove in modo fitto, che non sono condizioni climatiche a Bergamo ma nemmeno qui a Napoli, insomma veramente è stata una giornata caratterizzata in tutto il mondo, ci sono addirittura uragani e tempeste in America, quindi immaginiamoci. Guardiamo, grazie al contributo della regia, un tweet proprio di qualche minuto fa della società sportiva Calcio Napoli, lo guarderemo tra poco, che ritrae le condizioni di gioco di campo. Guardiamo, eccolo qua il tweet, a meno un'ora, quindi praticamente 19.45 è questo tweet, 7 minuti fa ha twittato l'official SSC Napoli, che è il profilo Twitter ufficiale della società, piove a Bergamo, tutti coperti, ovviamente guardate le condizioni, il campo mi sembra buono, non mi sembra essere un campo, abbastanza buono. Però mi sembrano i calciatori del Napoli che sono andati a visitare terreno di gioco abbastanza equipaggiati per andare ovviamente per non prendere freddo, perché siamo anche nei periodi dei virus influenzali, e non ci vuole proprio in questo momento di calendario fitto fittissimo. No, ma poi soprattutto considerate anche gli infortuni di Zuniga e di Cavani, cioè ci manca soltanto questo. Assolutamente sì, assolutamente evitiamo. Sì. Allora, chi sarà il protagonista di questa sera? Dai, voglio che ti sbottoni. Per me, allora, ti sembrerà strano, potrebbe essere uno tra, non Pandev, o Hamsik o Insigne. Hamsik proprio per le sue qualità e proprio appunto per i suoi inserimenti e per la sua fantasia. Però io mi baso molto soprattutto sulla testa che può avere Insigne e soprattutto sulle sue soluzioni personali, perché nella partita contro il Chievo magari alcune volte è stato un po' sprecone. Ma perché è stato un po' sprecone? Perché tendeva molto a non passare, a non servire troppo i compagni, quanto più a puntare sulla soluzione personale, quindi il più delle volte magari perdeva palla e sprecava così. Però io comunque lo vedo un ragazzo che può fare veramente tanto e secondo me potrebbe veramente sbloccarsi, perché alla fine dei conti io penso che adesso sia una questione quasi di blocco, cioè lui ha bisogno di sbloccarsi in campo, ha bisogno di sbloccarsi davanti alla porta e soprattutto di poter segnare quel gol che poi gli permetterebbe di acquistare ancora maggiore fiducia. Senti, a proposito di chi si è sbloccato, noi pensavamo si fosse sbloccato Edo Vargas. Che cosa succede al cileno? Che ha poche occasioni, ma quelle che ha non le sfrutta. Il cileno non ha fiducia. Io penso che non abbia fiducia. Partirà a gennaio? Io penso di sì. Questa volta penso di sì. Gli farà bene? Secondo me sì. Secondo me sì. Io già ne parlammo di questa cosa. Volevo che addirittura venisse ceduto in prestito nel mese di gennaio, quando arrivò comunque nella scorsa stagione, per poter giocare con maggiore continuità, magari appunto con pressioni minori in una piazza un poco più piccola. Non è stato fatto questo e comunque adesso ne sta risentendo, perché paga l'ambientamento, paga comunque quella mancanza di fiducia, perché poi parliamoci chiaro, è come se non avesse né la fiducia tra virgolette dei compagni e nemmeno la fiducia da parte del tecnico. Quindi, secondo me non ha nemmeno fiducia in se stesso. Non ha, a questo punto non ha nemmeno fiducia in se stesso. Io lo ricordo appunto contro l'AEK, quando addirittura ha pianto, si è commosso nel momento in cui aveva segnato il primo gol, perché comunque si pensava fosse un suo sblocco. È vero, effettivamente era un suo sblocco, perché poi si è visto ovviamente anche gli altri gol che ha segnato, quindi diciamo che ha cercato di compensare la fame. Prima. Io ricordo la partita di Palermo, quando è entrato, oltre all'assist al bacio a Cavani. Assolutamente. Sembrava che stesse prendendo fiducia dopo il ritiro di Di Maro, invece
proprio si è dopo involuto, si è involuto, perché allora ad esempio già io avevo letto dei titoloni sopra delle testate giornalistiche del tipo è arrivato Edu Vargas, finalmente abbiamo Vargas, ecco Vargas, si è caricato, è esploso. Anche secondo me ha avuto ancora più pressioni da parte di queste testate. Io ad esempio non sono stata d'accordo su questo, perché io quella partita l'avevo vista come una partita tra virgolette di allenamento. Sembra strano, ma è così. Anche se era una partita di qualificazione, ma era una partita di allenamento per me, perché comunque l'AEK era una squadra di categoria inferiore rispetto al Napoli da un punto di vista qualitativo, ci mancherebbe, però sempre da un sulla punto carta di vista... perché poi il campo ha dimostrato, sì, che al Philips Stadium hanno tolto due punti, sì, al sì, PSV, sì, sì, è vero, però c'è da dire che comunque nel tipo di gioco che ha mostrato sul campo a me non è piaciuto affatto, cioè quindi è come se in realtà Edu Vargas avesse avuto vita facile contro quella squadra. Infatti io mi aspettavo una sua risposta in campionato, perché in campionato dove ci sono determinati tipi di squadre e determinati tipi di giocatori anche con una certa qualità, che appunto poteva dimostrare, e là si vedeva se appunto era in grado di dimostrare. A questo punto io penso che il suo biglietto ovviamente di andata il suo biglietto di andata, non so se poi ci sia anche quello di ritorno, però il suo biglietto di andata forse sì però a gennaio è quasi, io penso, allora guarda, io penso che sicuramente era già tra virgolette prenotato contro l'AEK, poi ha dato comunque quella prova e quindi diciamo che la soluzione è stata soltanto rimandata, la partenza è stata soltanto rinviata, però adesso penso che quasi sicuramente verrà dato via a gennaio, anche perché poi parliamoci chiaro, abbiamo bisogno di un vice Cavani, nessuno si è mai posto questo problema anche all'interno della società, e questa non è una buona cosa, perché si è sempre contato e puntato soltanto sul Matador, però appunto proprio perché il Matador è comunque un essere umano, bisognava aspettarsi che ci potesse essere magari un periodo un po' più particolare di involuzione da un punto di vista fisico, quindi io penso che assolutamente bisognava già provvedere prima a trovare un sostituto di Cavani, ma anche per permettere al giocatore di rifiatare quando era possibile, ma anche per permettere appunto al giocatore di poter stare in panchina e di non dover alzarsi a cercare comunque di pareggiare o di ridurre le distanze o comunque appunto di salvare una partita insalvabile in Europa League. Cioè, perciò quindi io penso che abbiamo bisogno assolutamente di un vice Cavani, di un giocatore che veda bene la porta, di un finalizzatore, di una prima punta, se ci sono dei nomi, ci sono dei nomi sì, tra cui Bianchi all'80%, Floccari anche, sì, molte possibilità, però più Bianchi che Floccari. Bianchi ne lo conosce Mazzarri, però questo diciamo che questo è un punto è un deterrente. Sì. Allora noi di tutto questo ne parleremo anche in terzo tempo, 22:40. Adesso vi lasciamo alla programmazione di Gabriel Event, ma sappiamo che gran parte di voi guarderanno la partita del Napoli, questo è scontato, però dalle 22:40 non perdete terzo tempo, grande appuntamento doppio. Io da studio con Maria Grazia De Chiara, ma anche altri ospiti che ci stanno per raggiungere stasera, anche il mio caro amico Danilo Rossetti di Napoli Soccer, che farà tanti scatti di questa serata che poi saranno riportati, certo, anche certo, sui siti. Nello odierna dalla pizzeria Funicoli Funicolà, in mezzo ai tifosi, ci faremo veramente, trascorreremo un Halloween insieme. Ora speriamo di poter essere supportati da un risultato positivo, che come diceva Nello odierna ovviamente potrebbe essere anche il pareggio. Quindi noi diamo la linea a Salvatore Gisonna, speriamo che Salvatore Gisonna sia veramente a Bergamo per lui, perché mi ha mandato l'SMS, poi si concluderà così sorrisi e palloni, ma attenzione, dalle 22:40 io sono qui per parlare di Atalanta-Napoli, se vi farà piacere ovviamente insieme a voi. Salvatore Gisonna! Teron! Com'è Teron? Salvatore Gisonna! Mi vuota di son! Sono alla piazza di Bergamo. No, devo dire che ti devo fare complimenti. Non credevo che riuscisse ad arrivare fino a Bergamo. Quanti soldi mi devi dare? Innanzitutto ringraziamo Capri Event, Pasquale Turco, Gerardo Tucci per aver confezionato questo collegamento esterno da Bergamo. Grazie, ha fatto la scommessa a Bruno Caipa, vi ringrazio anche io. Ma poi che avevamo scommesso non me lo ricordo. Però mi ricordi, Salvatore, poi, che mi ricordo scusa, io. Giusto una piccola, dimmi. Così. Fai presto che c'è il pullman.
riparte sul Fulmano. Scusami Salvatore, tra 50 minuti il Napoli darà il calcio d'inizio alla decima giornata. Perciò ho 20 minuti di tempo. Il tempo di andare di prima, già spugliamo, già mettere il numero 74. Sì, Gison, sì. Devo andare a fare il riscaldamento. Quindi tu vuoi far credere che il Pullman del Napoli ti ha lasciato qui, ti sta aspettando, no? Ha portato gli altri. No, non mi ha lasciato, ha parcheggiato. L'ho fatto parcheggiare io, perché sai che c'ho di vestichezza, voglio dire, anche a Bergamo come la questa raccomandazione interna. E poi sono andati al campo, l'Atleti Azzurri di Bergamo, sono andati lì, hanno scaricato gli altri calciatori, si stanno riscaldando. No, non ci sta nessuno, stanno quando qua, stanno aspettando a me, devo fare il collegamento con Bruno. Salvatore, questa cosa non mi risulta, che i calciatori del Napoli siano già nel campo di Bergamo. Ma non ti preoccupare! Ma non mi devo mai preoccupare, ma la vuoi smettere di fare? Stasera Atalanta-Napoli, ecco appunto. 74, Gisonna, vabbè, io guarderò la partita, tra poco saremo anche in onda alle 22.40 con terzo tempo fino a mezzanotte per commentare il post partita, ci collegheremo anche con Nello Dierna e io voglio proprio vedere se negli highlights della partita ci sei tu. Senti, se faccio l'uomo Sky ti dedico ma che se faccio l'uomo Sky? Faccio l'uomo Sky ti dedico l'intervista. Ma sei su Pamba Sousa? Non lo so se commenta lui la partita su Sky mio. Però diciamo, dice, ultimamente... ma Sarri e ci sonna. Ci sonna, vabbè. Ci sonna. Salvato, ma fa freddo lì che ti vedo molto più... Sì, a divisa, che sia, a divisa invernale Ronaldo. La divisa con la giacca giocava. Giacca, piumino e la visi rappresentante. E come mai il cappellino e i guanti non li mettono? È perché pare brutta, non sette telecamere. Ah, davanti alle io telecamere. Sono uno che ci tiene all'immagine. Meno male che te lo ricordi. Lo sai. Ma stasera niente lavoro? Federico, vengo subito. Fernandez. Siamo in casa, siamo in stanza insieme. Okay. Tu e Fernandez. Io e Fernandez. Quindi ci puoi raccontare com'è nella sua domani ti racconto. Perché stasera mi dà stasera. Ah, stasera. Ah, vabbè, io avevo capito che altro. No, stasera. Oh, ma uscia! Chi è? Cigarini che non gioca, se passava a casa. Ah, sì. E perché non sono quanti cose? Portacelo davanti alle telecamere. Luca! Bruno Gaipa! E antipatico? No, non ne ho, è un bravo ragazzo! Adesso ma che ci hai fatto a Luca Cigarini? Io niente, non lo conosco nemmeno. Vabbè, non fa niente, Bruno, non mi dire niente. Devi andare al ciao Terun! Ciao Terun! Ricordati che sei Terun, pure tu! Uomo Sky! Sì. Ciao Terun! Uomo Sky, uomo Shen! Non esiste un torto e nemmeno una ragione. Ci stiamo già arricchendo se c'è la tua opinione. La sola verità che il calcio può segnare è quella dei tifosi che possono parlare. Sorrisi e pallone, la voce dei tifosi. Sorrisi e pallone, che grida la passione. Sorrisi e